Ragazzi, è giunto quel momento. Vi vado a consigliare, secondo me, a parer mio, un ottimo deck per sfruttare, non dico al massimo, ma all'80% della sua potenza, il drago elettrico Evo. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mister Ego, ci siamo tornati come sempre a bomba su Clash Royale. Ragazzi, oggi non ho la camicetta perché inizia a fare freddo e qua la stufa ancora non l'ho messa, quindi quando arriverà la stufa, ragazzi, che la devo andare a prendere giù in cantina, mi troverete in camicetta perché l'accendo e sto al calduccio, quindi non mi giudicate, raga, perché veramente fa freddo. Abbiamo iniziato la season con il piede giusto là nello scorso video, signori. Siamo Lega 2, abbiamo ancora il moltiplicatore per 7 e sono andato a prendermi il pass, ragazzi. Shoppato il nuovo pass. I premi non li vado a ritirare in questo momento, li ritirerò insieme a voi appena riesco a fare una live. Non so quando, ragazzi, ma cerco di organizzarmi nel miglior modo possibile, ce li andiamo ad aprire tutti quanti insieme all'interno della live. Oggi si va a testare il drago elettrico. Abbiamo provato la nuova carta campione di Clash Royale. Da capire, signori, però in quel video là vi ho detto che secondo me il drago elettrico va affiancato a un beatdown, ragazzi. Mi dà questa sensazione qua e manco a farla apposta, signori. In top ladder sta girando questo deck 4.3 beatdown con il golem. Fortunatamente siamo ancora in arene basse, tutte le carte al 12 ci vogliono, quindi non è un problema per me andarlo a utilizzare in ladder con la torre bombardiera, ragazzi. Quindi meglio di così si muore. Mi raccomando, con il lecchino di supporto, con l'iscrizione, con la condivisione e supportatemi con i link che trovate giù in descrizione, ragazzi. Amazon, Instant Gaming, My Comics, trovate tutto giù nella descrizione. Fate acquisti su Amazon, utilizzate il mio link, signori, mi andate a supportare. Grazie mille a chi lo va a fare e a chi lo sta facendo, perché veramente siete in molti. Regà, io il deck ve l'ho fatto vedere, mi sembra molto pulito come beatdown. All'interno c'è anche lo stregone del ghiaccio che è diventato strameta, signori. Mi pare che sia stato nerfato, non vorrei dire una cafonata, ragazzi, però veramente lo utilizzano in tanti. Abbiamo anche il re degli scheletri, ma questo deck, ragazzi, è un beatdown puro, anche perché pesa 4.3 di Elisir, non è che ha un peso irrisorio, è pesante. Quindi in teoria vado un attimino a subire per poi ripartire magari per le tre corone. Noto con piacere che il draghetto elettrico ha bisogno di un solo ciclo per diventare Evo e io direi, ragazzi, di tirarlo già da adesso, così ci togliamo il pensiero. Torre bombardiera che va a shottare la fornace, ragazzi. Bella sta roba. Sta roba praticamente è bella. Se non dà supporto a quella fornace, praticamente loro in hit sotto torre non ci arriveranno mai. Molto molto bene. Orco 2. Attenzione perché qua regà la situa è brutta. Madonna mia. Allora qua chiudiamo una cifra di danni, per carità divina, raga. Buono, buono, buono. Ci siamo difesi. Ci siamo difesi. Stregone del ghiaccio li ha rallentati un casino, raga, ma proprio tanto, 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 tanto. Bombarolo non riesce a ittare. Abbiamo a disposizione, signori, il draghetto elettrico Ivo. Golem non me la sento di andarlo a utilizzare, ragazzi, perché non me la sento. Non siamo nella. Oddio, però mi ha tirato il P.E.K.K.A. Raga, ci ha tirato il P.E.K.K.A. lui. Attenzione, ragazzi, perché ci ha tirato il P.E.K.K.A. Quindi potremmo essere nella posizione di andarcelo a giocare per bene, raga. Secondo me sì, però mo devo fare un po' un terno al lotto. Che vado con il drago elettrico Evo? Ma sì, dai, proviamolo. Proviamolo, ragazzi, questo drago elettrico Evo. Vediamo un attimino che. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ragazzi. C'è la zappettina, continua a fracassare gli sbregus. Raga, questo con le truppe vicine fa male. Questo, ragazzi, con le truppe vicine fa male. Se può dire mica di no. Orco 2. Ok, lei si gira. Ottimo, ottimo, ragazzi. Non abbiamo lo stregone del ghiaccio. Però è stato un bene che ci ha fatto fuori il cannon cart. Così lei si è girata e non è entrata in hit. Quindi ottimo sotto questo punto di vista, ragazzi. Non ho a disposizione il drago elettrico Evo. Me lo devo andare a riciclare, ragazzi, senza ombra di dubbio. E penso proprio che lo andrò a fare in this moment, signori.
Ottimo, potrei utilizzare un golem, ragazzi, dall'altro lato, sì. Golem dall'altro lato, raga, per non saper né leggere né scrivere. Tanto ci dovremmo riuscire a difendere senza troppi magheggi e problemi. Quindi mi va anche bene sotto questo punto di vista. Allora, andiamo con un cannon cart di qua. Perfetto. Ok, andiamo con un bombarolo evo di qua. Ottimo. Ok. Ok, andiamo con una night witch, ragazzi. Ok. Pecca bello godurioso. Ok, andiamo con il drago evo. Double pecca per lui, ci sta. Ok, non ho una zappa, raga, purtroppo. Andiamo a fare di questo. Avviciniamoli tutti, così lui fa un botto di danni, ragazzi. Mamma mia, quanti danni che fa, raga. Mio Dio, quanti danni che fa, raga. No, vabbè, ma non ha senso. Signori, non ha senso. Ragazzi, non ha senso. Non ha senso, raga. È devastante. Oh mio Dio. Raga, non l'ho mai sfruttato con la tornado. Unico momento in cui lo sono andato a sfruttare con la tornado, ha devastato tutti perché continua a zappignare. Oh mio Dio, raga. Oh mio Dio. Attenzione, nuovissima carta. Il dottore Goblin con il Frankenstein Mobile Goblin, ovviamente, come sempre. Qua andiamo a fare di questo, ragazzi. Non so se lui va a abilitare. Vediamo un attimino lui cosa va a fare, ragazzi. Pipistrellini, ovviamente, abbastanza succulenti. Guarda quello stregone del ghiaccio, ragazzi. Avete visto quello stregone del ghiaccio, raga? O non l'avete visto? Mamma mia. Mamma mia, rallenta un botto, signori. Rallenta veramente tanto, tanto, tanto. Opponente anche con lo stregone del ghiaccio. Andiamo con il cannon cart, signori. Abbiamo a disposizione nuovamente il draghetto elettrico. Il fatto che abbia solo un ciclo, raga, secondo me lo rende pazzescamente pazzesco. Cannon cart anche per lui, eh. Quindi attenzione, andiamo con la Nightwitch. Ok. Dovremmo riuscire a tankare tutto abbastanza bene anche grazie ai pipistrellini, ragazzi. Ok. Vado a fare di questo, raga. Così lui rimane al suo posto. Sta giocando difensivo il tipo, eh. Mi va anche bene, paradossalmente. Non so come si possa riuscire a difendere da un golem, ragazzi. Non ne ho la più pallida idea. Però può avere il golem anche lui, eh. Ce lo può avere tranquillamente anche lui. Ok. Cosa devo fare? Mi devo andare a pigliare i danni? Secondo me, raga, devo fare di questo. Secondo me, signori, devo andare a fare di questo. In maniera molto blanda, tra virgolette, ma devo giocarmela in questo modo. Ok, andiamo a fare di questo. Sicuramente la tornado, raga, ci può aiutare. Sicuramente. Ma sì, la tiro. La tiro per andare a fare qualche dannettino in più, ragazzi. Porco due, raga. Porco due, raga. Porco due, che dolori. Che dolori, ragazzi. No, ma... cioè... non voglio dire che non c'ha senso, raga. Ma non c'ha senso. Cioè... non c'ha senso, raga. È letteralmente devastante. Cioè, è letteralmente qualcosa che devasta, ragazzi. Che devasta. Per carità divina, il golem già è fortissimo di suo. Ma prenditela quella torre, non me ne frega assolutamente niente, fratello. Non me ne può proprio interessare, zio. Non me ne può proprio interessare, ma proprio minimamente. Pigliatela quella torre, fai quello che te pare. Andiamo a fare di questo. Oh mio Dio, raga. Oh mio Dio, ragazzi. Cioè, sto deck può causare dei seri problemi pure per chi utilizza pecca, perché quel drago elettrico evo è rotto, signori. Ma non rottino. Cioè, è rotto, raga. È rotto. Porco due. Già è rotto il drago elettrico normale, raga. Evo è qualcosa di assurdo. Ma Supercell cosa non hai combinato in questa season? Cioè, il bombarello evo in questo deck viene totalmente offuscato, ragazzi. Fortissima carta evo anche lui. Però, regà, niente, proprio storia proprio completamente diversa, ragazzi, con per quanto riguarda il drago elettrico evo. Ma totalmente diversa, proprio. Ok, il principe credo che venga fatto fuori, regà. Lo spero, no. Ok, dovrebbe essere fatto fuori in questo modo. Non farlo hittare. Non farlo hittare. Ok, non ha hittato il principe, ma sento bene.
Allora, qua ci siamo andati a pigliare i danni, raga. Per carità, caritatevole. Li abbiamo pigliati. Non ho capito queste frecce da parte dell'opponent, ragazzi. Non le ho capite. Però, oltre al moschettiere, raga, non sembrerebbe avere molta roba per andarlo a contrastare, il drago elettrico Ivo. Quindi, faccio una piccola previsione su questa partita. Secondo me la torre la vado a perdere, ragazzi, perché la vado a perdere tantissimo. Però gli faccio tre corone al tipo. Secondo me al tipo gli chiudo tre corone, ragazzi. Ho questa netta sensazione. Vedremo, signori. Vedremo, vedremo, vedremo. Attendiamo e vediamo. Valutiamo insieme quello che succede. Sicuramente devo attendere l'overtime. Questo è poco, ma è altrettanto sicuro. Andiamo con il re degli scheletri. Mi sto ciclando il deck, ragazzi, nel miglior mood in cui io possa farlo. Perfetto. Mi devo andare a prendere i danni sotto questo punto di vista. Va bene. Stiamo tranquilli. Ok. Pipistrellino praticamente che mi ha buttato giù torre. Ecco, lui, regà, è brutale. Lui, signori, è letteralmente brutale, ragazzi. Andiamo a fare di questo. Devo pigliarmi danni, regà. Devo pigliarmi danni, ragazzi. Devo pigliarmi danni tantissimo. Ok, vediamo un po' che succede. Vediamo un po' che succede in balia del moschettiere. L'ho buttato, ok. È un test che ho voluto fare, ragazzi. È un test che ho voluto fare. Vediamo se la riusciamo a recuperare in this moment. Non credo, regà, perché senza il drago elettrico Evo il push non è lo stesso, sicuramente. Questo è poco ma sicuro, ragazzi. Infatti, regà, senza il drago elettrico Evo o drago elettrico anche normale, è difficile arrivare sotto torre a uno che c'ha il bombolone alla crema Evo e il principe, ragazzi. Questo è abbastanza sicuro e assodato, ragazzi. Andiamo a fare di questo. Ok, qui per esempio il drago elettrico c'ha una value pazzesca sotto, regà. Ma proprio pazzesca. L'ho giocata male, però ho voluto testare in solitario contro un moschettiere. Che cosa succedeva? Il moschettiere se lo mangia a colazione, ragazzi. Quindi va utilizzato solo ed esclusivamente, giustamente, come carta di supporto. Perché se non la vai a utilizzare in difesa con un supporto, te la mangiano. Va bene, noi stiamo testando, regà, stiamo valutando. Però nel complesso è fortissima, regà, perché se avessi difeso con golem e drago elettrico alle spalle, il golem si tankava tutti i danni, il drago elettrico mangiava letteralmente tutti. Da solo, ovviamente, non riesce nemmeno a resistere a un moschettiere. Va bene, nel complesso mi va bene. Yes, mi serve lui, ragazzi. Ok, bella la fireball. Bella la fireball, siamo riusciti a farlo girare. Ottimo, lui ha la fireball. Quindi you just want attention tantissimo. Mister Eco dei miei stivalonzi. Abilito, regà. Abilito perché secondo me con mezzo carico un po' di dannetti li facciamo. E va bene. Vediamo cosa va a utilizzare in supporto. Orca miseria. Orca miseria, ragazzi. Ok, qua il bombarolo secondo me è strafigus. Qua il bombarolo secondo me è strafigus, ragazzi, perché quella witch è un problema. Ok. Ok, bombarda. Ok, ci abbiamo quattro scheletrini che ci faranno malissimo, signori. Andiamo a prendere i danni. Andiamo a prendere i danni, raga. Guarda che rischiamo pure di perdere giù torre da quattro scheletrini messi in croce. Va bene, andiamo a fare di questo. Andiamo a fare di questo, raga. Pulito. Pulito, ragazzi, lui. Pulito. Draghetto elettrico Evo tirato male. Ma proprio male, ragazzi. Non avrei mai dovuto tirarlo in quel modo lì, eh. Adesso devo ripetere tutto da capo. Chia però, raga. Porco due. Bello come scarica, proprio bello anche come è fatta la carta. Cioè figa. Lo so, l'ho detto e ripetuto 207 milioni di volte, però è quello che penso, signori. Allora, vediamo un po' se riusciamo a essere su Crispy McBacon. Secondo me sì. Andiamo con la tornado. Cerchiamo di sfruttarla sta tornado. Sta witch prima ci muore, meglio me sento. Andiamo con il bombarolo. Ok. Fireball non l'ho capita, fratello, ma va bene così, eh. Andiamo a fare di questo. Lui ha i barbari scelti, eh. Lui ha i barbari scelti. Tiriamoci un golem. Ok. Ok, andiamo con un draghetto elettrico. Ok. Avviciniamo tutto. In modo tale che venga tutto squagliato, ragazzi.
Ok, andiamo con il bombarolo Evo. Secondo me ci sta bene. Probabilmente abbiamo recuperato i danni, eh. Ok, centrale attiva per l'opponent. Va bene. Ok. Andiamo con il re degli scheletri di qua. Va bene. Ok, andiamo a fare di questo. Andiamo con il golem. Ok. Ok. Andiamo con il draghetto elettrico. Ok. Andiamo con il boia. Vediamo come funziona con il boia. Ok. Bella la fireball. Bella la fireball, ragazzi. Mi sa che le buttiamo giù torre per l'occhio dell'anticamera del cervello proprio. Per l'occhio dell'anticamera del cervello gli vado a buttare giù torre a lui, secondo me. Vediamo un po' cosa succede. Ok. Ok. Andiamo a fare di questo. Ok. Ok. Tornato. Ok. Mamma mia, regà. Mamma mia, regà. Questa leggiadra. Questa leggiadra, signori. Questa leggiadra. Mamma mia, che win, ragazzi. Però il boia gli dà fastidio. Ma che win. Nel mentre, ovviamente, con il moltiplicatore siamo saliti un botto. Siamo in Lega 4. Penso che Lega 5 me la arrivo senza un minimo problema, perché ci abbiamo ancora il moltiplicatore a disposizione. Me vado a ritirare tutti i premetti del caso, che secondo me ci stanno sempre assai bene. Provocazione, signori, che non ci disturba mai la pancia. Regà, secondo me sto drago elettrico Evo con il golem dell'Elisir è qualcosa di rotto. Arriverà un deck sicuramente, ragazzi, perché secondo me veramente siamo ai livelli di tossicità molto probabilmente in un deck con il golem dell'Elisir assurdo. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate sotto nei commenti. Io vi ringrazio ovviamente a tutti per il supporto che dimostrate ogni singolo giorno. Io vi mando un abbraccio enorme e ciao ciao da Mister Rico.